Perché questo in studio qua con The Cross, abbiamo un'altra telefonata, we got another telephone call. Pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Da dove chiami? Da Bologna. Come ti chiami, scusami? Timothy. Sì. Timothy, a te Cross, cosa gli vorresti chiedere? Volevo chiedere a Roger e anche al componente della band, visto che loro sono dei rockettari, diciamo, se potevano in qualche modo commentare, non so se hanno saputo delle affermazioni di Sting, eccetera, sul rock e sul... Okay, this thing. Okay, Tringa, this thing that Sting said that rock and roll is a reactionary nonsense, got a lot of press here in Italy. And it's the trendy discussion right now. And he wanted to have both your opinions on this, since you have been playing rock and roll, he says, for so long. Right, well, I don't know. Sting seems to have deserted rock and roll, but I preferred his music in the days of the Police than his music now, which to me is like somewhere in the no man's land between jazz and rock and roll. I still like the harder stuff. This is the first I heard of it, really. There's always been this problem about music being able to change things, and you think that rock and roll pretends to change things, and people think that maybe it doesn't, but if you look at something like Live Aid, where actually music together with its audience did actually do something productive and change something, or change attitudes. So I think that he's not totally right. I think that you can use music as a positive force. It just depends on how you do it, that's all. Okay, Roger dice, sì, sembra di capire che Sting stia disertando, per così dire, un po' il rock. Lui preferisce lo Sting dei Police, la roba un po' più dura, e quindi non capisce bene in che direzione stia andando adesso Sting, che in qualche modo sulla terra di nessuno tra il jazz e il rock and roll. Spike dice invece che il problema è che molti si pongono il problema di quanto rock possa cambiare l'attitudine della gente, quanto rock possa cambiare le cose. Dice allora guardate Live Aid, guardate come una manifestazione del genere cambia le attitudini, cambia l'atteggiamento delle persone, cambia le situazioni. Allora il rock veramente non è assolutamente una nullità razionale, quindi non è d'accordo con Sting. Ti sei soddisfatto della risposta, Timothy? Sì, ok, a te la copia autografata, lascia i tuoi dati alla segretaria. Va bene, grazie. I think that's the kind of thing an old man would say. Dice questo è il genere di cose che probabilmente un uomo anziano direbbe. Dice probabilmente sto invecchiando. So since chiediamo un po' la loro opinione sulla scena rock internazionale, visto che ormai il rock si sta piano piano, diciamo, caratterizzando, si parla di rock inglese, rock italiano, rock europeo, rock americano. Sentiamo un po' rapidamente la loro opinione su quella che la scena rock internazionale, since you've been playing rock and roll for so long and there are new bands every day. What's your opinion on the new scene? Seems like there's an Italian rock scene and an American rock scene and a British rock scene so evidently different. What's your opinion about that? Well, I think for 20 years there have been so many different bands all the time, and they've always been different. You know, unless there's one particular mood in the band. So, I mean, I don't think anything's really changed that much, except that there are more, like, I mean, Italy and France and Germany have more their own rock scene now, which I think is a very healthy thing. And the music is becoming more international from everywhere. You know? Do you agree with that? I think it's healthier to have more individual countries coming up with bands, because England and America have dominated popular music for so long that after a while it's bound to get stifled, you know? Okay. So it's good to have some new people coming up with different languages singing as well. Okay, entrambi sostengono che è una buona cosa per il mercato rock internazionale che la predominanza di artisti britannici e americani stia terminando. Ed è buono, secondo entrambi, che ci sia una caratterizzazione maggiore del rock proveniente, per esempio, dall'Italia, dalla Francia o da altre nazioni che non sono tradizionalmente le fautrici della gran parte del rock business, che normalmente, come sappiamo, proviene dall'Inghilterra o dagli Stati Uniti. Nel frattempo ci guardiamo un vecchio video di The Cross che si chiama Power to Love, ce lo faremo commentare subito dopo. Questo è il video intanto. Now
Another one. Stavamo parlando un po' delle riviste musicali in Italia. Rogers si stupiva che prendiamo Q Magazine, Rolling Stone nella nostra redazione. Gli stavo spiegando più o meno quali sono i problemi per l'editoria musicale in Italia. I was explaining to them that it's kind of difficult because if two people own four magazines, those are the news you're going to get, no matter what you buy, right? Chiediamo un po' a The Cross qual è il ruolo che i video giocano per la band, se come al solito è soltanto una mossa promozionale, qualcosa che devono fare per il video, se è un'occasione di espressione artistica diversa da quella musicale. So what kind of role do videos play for you? It's just a promotional thing or it's also a change for you to give something different still in a very artistic way? It's difficult to do anything different. I've made so many videos now with Queen and everything, and they used to be fun, but now I find it very... everything you try has been done before. So I can't say I enjoy making videos now. I think the problem is that when you add a visual side to a song, you're giving people something to look at, and really they should have it in their own mind. If they hear a record, they can make up the visual side themselves, and I think that's far more rewarding. And the video is becoming very tired now. It's difficult to find new exciting things to do, and they're very boring to make. Ok, nessuno dei due sembra essere un grosso fan di video. Roger dice ne abbiamo già fatti tanti per i Queen, che ormai qualsiasi cosa tu faccia è già stata fatta da qualcun altro prima, quindi non hai neanche più stimolo per cercare di fare qualcosa di nuovo. Spike dice il fatto che quando qualcuno ascolta la tua musica ha già qualcosa in testa, quando tu gli dai qualcosa di visivo, ulteriormente gli tagli, diciamo, i ponti per pensare a qualcos'altro, perché lo stimoli sia visivamente sia dal punto di vista sonoro, che può essere una cosa sia positiva che negativa, però in ogni caso sono veramente defaticanti da fare. Abbiamo un'altra telefonata in linea. We got another telephone call. Pronto? Pronto? Ciao, chi sei e da dove chiami? Sono Claudio da Roma. Claudio da Roma. Claudio, a te Cross, cosa volevi chiedere? Ma volevo chiedere come mai c'è tanta differenza tra il loro primo album, Show It e Mad Bad Dangerous to Know. Una molto pop, l'altra invece è più rock e più hard. Okay, this is Claudio from Rome. He wants to know why there is so much difference between Show It and Mad Bad Dangerous to Know. One is a lot lighter than the other one, he says. No, that's right. I mean, we always think of Shove It, which was the first Cross album, as only being like half a Cross album. It was mainly myself and Spike, and so the band wasn't properly formed, so it was more like half a solo album. So really we think the first real Cross album was Mad Bad and Dangerous to Me. And also Mad Bad had songs written by everybody, and so everybody was making a contribution at that point, so there's a real development and a growth in the band by the time we got to Mad Band. Ok, dicono Claudio che siccome il primo album Show It era già stato scritto parzialmente da Roger da solo, non rappresentava l'intera band, non era un vero album dei Cross, mentre invece in Mad Band and Dangerous tutti hanno contribuito dal punto di vista compositivo, quindi questo album è più rappresentativo di Show It, quindi questi sono i Cross secondo loro. Soddisfatto della risposta? Sì, molto. Ok, grazie per aver chiamato. Ciao. Ciao. Ok, Claudio. Right. I got it all. Thank you. Spiky.